È vietato ogni spostamento di entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovanti esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Serrata totale di bar e ristoranti e divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza. Sono queste le due principali novità che entreranno in vigore in Toscana da mercoledì 11 novembre, giorno in cui la regione passerà da zona gialla a zona arancione. Resta dunque invariato il divieto di circolare dalle 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi. Chiama a una maggiore attenzione, visto l'incremento così elevato del contagio, agli spostamenti dovuti al minimo necessario. La prima novità riguarda poi gli spostamenti da una regione all'altra o da un comune all'altro. Se prima infatti era raccomandato evitarli, adesso sono vietati, a meno che non sia dimostrato tramite autocertificazione un motivo di lavoro, studio, salute o necessità. Qual è la necessità nel momento in cui i beni che io posso acquistare non sono presenti nel mio comune? Esatto, lo stato di necessità si può intravedere solamente quando non ci si trova di fronte alla possibilità dell'acquisto all'interno del proprio comune. Prevista poi la chiusura 7 giorni su 7 di bar e ristoranti, l'asporto è consentito fino alle 22, per la consegna a domicilio invece non ci sono restrizioni. Avviene una notevole chiusura da parte delle attività produttive. Restano aperti i negozi se non nel fine settimana nei centri commerciali e non viene modificato i mercati all'aperto. Restano invece chiusi musei come palestre, teatri e cinema. Nulla cambia nemmeno per le scuole. Didattica a distanza per le superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità o in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza invece per le scuole dell'infanzia, elementari e medie. Resta infine la riduzione al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastici.